Ebbene, è arrivato il momento dei sapori e dei saperi per quanto riguarda la tradizione culinaria di questa meravigliosa regione, perché il Salento c'ha tanto da offrirci per quanto riguardano le cose buone, le cose che ci offre la nostra terra. Ebbene, noi siamo adesso a Serrano con Isabel Tramacere insieme a tutti gli amici della Prologo che sono come sempre così simpatici e carini insieme al suo presidente che ci hanno veramente accolto come sempre con le braccia aperte e con cose buonissime da mangiare. Oggi tra tante prelibatezze andremo a cucinare l'ugrano stumpato. Andiamo. Questa settimana siamo a Serrano ed è qui in questo meraviglioso pomeriggio di sole che incontro il presidente, il mio amico presidente della Prologo. Buonasera a tutti, grazie dell'occasione data a questa meravigliosa festa del contadino dove voi vedete i prodotti che noi esclusivamente adoperiamo per la nostra manifestazione. L'occasione giusta per far conoscere i meravigliosi piatti dimenticati nel cassetto da tanti anni fa dai nostri antenati. Le cicore creste con la carne di porco. Buone! La carne di maiale con le pipole ormai molto famose perché siamo ormai gemellati da 9 anni con la Dispoli Roma. Ah. E portiamo le pipole che le chiamano, che ci aspettano che dicono le palline. Non le riesco, palline! Non riescono a chiamare le pipole, le chiamano le palline. Ma dobbiamo insegnare ai romani. Allora, intanto Fabrizio, il primo passo per preparare l'urano stumpato? Allora, intanto il primo passo inizia 24 ore prima, perché il grano deve essere lasciato a mollo per 24 ore. Così e più? Serve per farlo cucinare meglio e anche per togliere le impurità. E successivamente viene messo a mollo per circa un'ora in acqua salata a fiamma moderata. Fiamma moderata, quindi è una preparazione molto lunga. Richiede circa un'oretta. Un'oretta, ma noi abbiamo tutto il tempo, siamo con voi, non c'è problema. Se, ovviamente non deve essere mai girato, un po' come il riso. Ah, non deve essere mai girato. Ok. Per un'ora. E nel frattempo noi stiamo preparando il condimento. L'olio l'abbiamo messo sul fuoco. Ci mettiamo la cipolla. La cipolla tagliata. La facciamo imbiondire. Esattamente. Allora, i nomi di queste belle signore? Pasqualina. Carmelina. Pittina. La pitturara. Perché la pitturara? Perché fa le pittule. Ma perché fa le pittule buone? Alla pizzaiola. Ah, noi siamo a Roma, perché a Roma siamo? E tu le fai, gliele fai mangiare? Sono buone. E non ti sei stancata, Giuseppi? No? Ti piace fare le pitture? Ma non è stanca la Giuseppina, fa tutte le sere pitture, anche i 15 giorni di calcetto. Tutte le sere. Ah! Questa è una pancetta di maiale tritata in maniera molto grossa, quindi si compra in qualunque. Questo macelleria. Piatto è bello saporito, eh? Sì, non è più il piatto povero, come diceva prima il presidente, perché c'è adesso la carne di maiale, prima non c'era. E la facciamo un po' soffriggere, vero? La facciamo un po' soffriggere. Prima di aggiungere poi i pomodori che andremo ad aggiungere in seguito. Allora, intanto c'è subegge. Subegge? Subegge, ma io subegge di verde. Io subegge l'usso di verde. Davvero? E perché dici questo? Perché è una bellezza così, è rara da vedere. È rara. Insomma, poesia sulle cozze piccine proprio. Sì. Perché guarda proprio. Sono stupende, voglio dire. Le schiumiamo. Le schiumiamo. Cioè, togliamo la schiuma che esce fuori. Ma Giulia, mia gli piacciono. Come sono, Giulia? Anche tu le mangi? Buone, sì. Fa così? Come? Le ciucci, le succhi. E tengono più sapore, tengono. Il divertimento di una volta i vecchietti si sedevano alla sedia. Tutti i figli attorno. Dentro un piatto grande di smalto mettevano le cozze piccine, mettevano. E quindi? E tutti i bambini piccoli, non c'era da mangiare, prendevano e sentivi succiare l'altro e succiava le cozze piccine. A questo punto abbiamo rosolato la pancetta di maiale e possiamo mettere il pomodoro. Questo è il pomodoro nostrano. Pomodoro spezzettato, insomma. Pomodoro nostrano, sì, togliamo i semini per togliere anche un po' di acidità del pomodoro.
e quindi andiamo ad aggiungere. Hai bisogno di una mano? Io giro e tu me versa. Abbassiamo un po' la fiamma e lasciamo cucinare, deve uscire un sughetto non eccessivamente rosso. Ah, quindi adesso lasciamo un poco consumare. Adesso lasciamo un po' cucinare, sì. Intanto che tu cucini, continuiamo qui nella cottura di questo saporitissimo condimento. La mia amica, no? Siamo amiche, siamo diventate amiche certo, oggi. Di famiglia. Proprio di famiglia. Una nipote. E quando assaggio le forze piccine più o meno ancora. Ah sì, ok, vediamo. Quindi sono buone? Sì, sì, sì. Le stiamo tirando fuori. Come sono? Bellissime. Bellissime. Con lo muso di fuori sono meno gustevoli. Invece quelle con lo muso di dentro, ah, belle, più sapore. Quando si prende la sapore dell'olio, la sapore dell'olio. Quando succi... Mo' mi fai vedere, Allora, le nostre cozze piccine che fanno un rumore, sembrano soldi, eh? Ok. Cosa posso? Le pizzichi ancora guarda, guarda, così, guarda, guarda, queste qua, fai così. Pizzichi e tiri. Ma io non sarò mai così brava, non ce la farò mai. Proviamo. Hai visto? Così è più saporito. Vediamo. Donato. Vediamo com'è. Ah, tira, tira, che sono buone. Asciugare, non è... No, sì, necessario di cuore per te asciugare. Devi succare così, guarda. Prendi questa qua, guarda. Questa là non c'è proprio. Questo, no? Così. Così è il gusto, guarda, 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 signora, guarda. Con noi due dentro, fai così. Perché tu buchi il guscio in modo che possa uscire fuori. Ma tu sei bravissima. Allora, noi stiamo facendo due varianti, quella è la pizzaiola e quelle bianche senza niente, solo l'impasto delle piccole, l'impasto è fatto con acqua, lievito e farina. Quindi classico. Classico impasto, viene fatto lievitare, un impasto acquoso non è molto consistente. Sì. La signora adesso bagnandosi le mani metterà questo impasto, farà tondo nell'olio bollente. Mentre queste sono la versione alla pizzaiola, nella quale poi ognuno poi in realtà poi mette quello che vuole. Sì, no, voi cosa mettete? Noi abbiamo messo pomodori, carte di olive nere. È pronto e possiamo mettere il grano. È stata una cottura lunga, Quando mettiamo il grano non dobbiamo, ci deve rimanere un po' d'acqua di cottura, altrimenti viene molto secco. E nanina nanna, su tallulietto do usamba sunata, su tallulietto do, e nanina nanna, su tallulietto do usamba sunata. Vediamo un poco com'è. Un po' duro, colpa mia. Questo piatto è buonissimo. Intanto grazie al sindaco che ci è venuto a trovare un attimo. Sì, ma volevo sottolinearti, sono a conferma di quello che si diceva giorni fa a proposito dell'olio della poesia, cioè che il tutto nasce sempre e comunque da un baratto. E allora l'olio della poesia che cos'è alla fine? Non è un premio, una sagra, è un baratto in cui noi offriamo la cosa più buona che abbiamo, che è l'olio.
E ovviamente l'artista che viene qui ci offre la cosa più importante che lui ha in seno, che è quella della poesia. Vi devo fare complimenti perché siete stati davvero meravigliosi. Noi abbiamo trascorso un pomeriggio straordinario. Davvero siamo stati benissimo, abbiamo riscoperto questi piatti deliziosi e soprattutto ci siamo ritrovati davvero in famiglia, e questo ci fa davvero un grande piacere. È una famiglia. Grazie a tutti, vi salutiamo da Serrano, alla prossima. Ok. Salutiamo. Con questo vino salentino facciamo un brindisi alla festa del contadino. Grazie a tutti, alla prossima. Grazie mille.